fa male, sconfitta che ci può stare contro un'ottima squadra che ha visto da poco il cambio di allenatore, uno Stroppa che conosco benissimo, avendolo visto anni e anni a Crotone, però detto questo, peccato perché match da tripla, sicuramente la Cremonese a tratti ci ha costretto a difendere bassi, ci ha costretto a soffrire. E ha creato anche diverse occasioni, però secondo me tutto sommato poteva, ecco, ripeto, partita da tripla, poteva vincere il Cosenza con l'occasione di Tutino, potevano pareggiare, che ci sarebbe anche stato, nessuno avrebbe rubato niente, quindi diciamo che purtroppo per noi è arrivata questa sconfitta. Ora ci sarà una trasferta difficilissima a Pisa, calendario che non ci è diciamo favorevole in questo periodo perché di seguito Palermo, Cremonese e Pisa, che sono tre squadre di altissima classifica, certamente non è facile, però dovremo poi preparare bene anche quella partita lì dopo aver rianalizzato bene questa, una partita in cui si è schierata la solita formazione con ovviamente Mikai in porta, a sinistra quest'oggi Fontanarosa, quindi Dorazio si è fatto riposare, a destra invece Cimino che ha sempre fatto una solidissima prestazione. Centrali Venturi e Sgarbi, Calò e ovviamente Voca in assenza di Zuccon che starà fuori per un po' di tempo. E davanti con Tutino a supporto di Forte ci sono Canotto e Marras. Un Marras che ha fatto un grandissimo lavoro di sacrificio nel primo tempo, nel recuperare palloni, nell'intercettare palloni, però dal punto di vista tecnico negli ultimi metri purtroppo è un po' mancato. Un primo tempo giocato non malissimo, devo dire. Secondo me il Cosenza si è giocato alla pari con una squadra oggettivamente più forte dal punto di vista tecnico. Ha proposto anche delle buone situazioni con un Tutino che è cresciuto alla distanza, con il passare dei minuti l'ho visto sempre meglio e ha chiuso, diciamo, con quell'occasione nel finale in cui se li scarta praticamente tutti, però gli è mancata l'ultima zampata, è un Tutino a cui manca l'ultima zampata da un po' di partite, purtroppo, nonostante abbia avuto poi delle ottime occasioni. Cosenza che parte bene i primi 5-10 minuti perché aggredisce forte l'avversario, causa un giallo dopo 30 secondi e mette in difficoltà la Cremonese con questi lanci in profondità alle spalle dei difensori della linea difensiva, che loro hanno sofferto a tratti, si è proposto poco poi nel prosieguo, però una Cremonese che con il passare dei minuti inizia a guadagnare campo grazie ai nostri errori in termini di costruzione, palloni persi anche abbastanza facilmente, mi viene in mente un passaggio orizzontale di Voca abbastanza inguardabile e un Cosenza che alle volte soffre perché non pressa con i tempi giusti a partire dagli attaccanti perché lascia il cross facile dagli esterni. Loro comunque su queste situazioni sono molto pericolosi, in particolare poi sull'immediato tiro da fuori, quindi sul recuperare palla, la seconda palla velocemente dopo un colpo di testa anche di un difensore e tirare da fuori. E in effetti da fuori hanno avuto diverse occasioni. Poi la partita è aperta comunque, anche equilibrata. Loro creano tiri. Hanno dei tiri, arrivano al tiro con maggiore facilità, ripeto, per via di una maggior qualità tecnica, ma il Cosenza è in partita e al 40esimo colpisce un palo con questo lancio di Calò di prima, solita diciamo situazione che Calò molto spesso propone in partita con Tutino che riesce ad arrivare a tu per tu con il portiere, un po' sbilanciato comunque colpisce il palo e quindi sicuramente abbiamo chiuso con un'occasione importante, una Cremonese ovviamente pericolosa anche grazie alle giocate di Vasquez, ma ripeto, non solo, hanno veramente un'ottima squadra e lo dimostrano anche nel secondo tempo dove partono forte, vincendo tante seconde palle, costringendoci, come detto, a difenderci bassi, a metterci in difficoltà perché poi riempiono l'area con diversi uomini, c'è un giocatore come Coda che ne tiene da solo 2-3. E poi subiamo un gol che oserei definire abbastanza
evitabile al 60esimo, nasce dalla rimessa laterale con Mandzocchi che non segue Sernicola, va in raddoppio sul portatore di palla, ma inutilmente lì avrebbe dovuto seguire Sernicola, che poi trova Castagnetti, il quale serve Collocolo che da fuori segna. Però la reazione è stata veramente ottima, perché dopo un minuto su calcio d'angolo Calò trova Mandzocchi che di testa, in quella stessa porta in cui ha pareggiato contro il Südtirol, trova il gol del pareggio. La gestione del pareggio è stata anche abbastanza buona, perché nei successivi 10 minuti con entusiasmo ci siamo proposti, abbiamo avuto le nostre occasioni, come detto con Tutino che non è riuscito a calciare bene dopo un lancio di Venturi, quasi anche, diciamo, non dico a caso, però un po' così. Peccato, perché lì occasione clamorosa per passare in vantaggio e indirizzare la partita. Purtroppo non ci siamo riusciti, e la Cremonese, che è sempre stata comunque in partita, ha trovato il gol all'80esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, cross di Sernicola, coda anticipa Mikai di testa e trova il gol del vantaggio. Cosenza che poi ci prova nel finale, cerca di e tenta il tutto per tutto, occasioni pulite ce ne sono poche, e alla fine i grigio-rossi portano a casa questa vittoria. Tiri 9 a 20, tiri in porta 4 a 4, possesso palla 46-54, occasioni pericolose 3 a 4. Ripeto, dispiace per questa sconfitta al Marulla. Ora c'è solo da pensare alla prossima, alla trasferta difficilissima del Romeo Anconetani di Pisa e dell'Arena Garibaldi, e speriamo bene. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e ciao a tutti, ragazzi.